Eccoci, bene, salve a tutti. Oggi rompiamo un'altra volta la nostra lunga pausa estiva, facciamo una delle nostre cesure estive necessaria, un po' in ritardo rispetto agli altri critici in questa volta, ma vedremo perché era necessario in un certo senso, per parlare di Barbie, di Greta Gerwig, fenomeno del momento. Non siamo in ritardo nella misura in cui il fenomeno ha avuto così tanta eco che ancora se ne parla, nonostante sia uscito da un po'. Eravamo indecisi se parlarne o meno, anzi, dichiaro subito, e sarà forse uno dei temi della puntata, che forse noi non siamo neanche il target adatto per parlare di un film del genere, e qui Marco, che non è in puntata, ci storcerà il naso, perché sappiamo come la pensa sulla questione target, prendendo ogni tanto in giro Simone su questo. Però siamo in puntata io, Paolo e Simone, e insomma, secondo me questo è uno di quei casi in cui bisogna un attimino fermarsi e applicare il bisturi critico, però tenendo presente qual è il target. E quindi l'idea, più che di parlare del film, che rischieremo di dire un po' le solite cose, è quella di parlare di chi, della critica al film, di chi lo ha criticato, perché molti critici togati o no, anche che seguiamo, hanno parecchio storto il naso sul film, molte riviste anche che seguiamo, e poi noi ci è capitato di andarla a vedere, prima io, poi Simone, poi Paolo, e insomma il film ci è piaciuto, e quindi ci siamo interrogati un attimo su quali fossero le ragioni di questo distacco rispetto ad argomenti che di primo acchito, prima di vedere il film, leggendoli, mi avevano convinto. E poi guardando il film, guardando all'oggetto film, non mi è sembrato, a me e credo anche agli altri, corrispondere perfettamente. E in particolare la cosa, diciamo, da cui partirei è la questione che hanno detto più o meno tutti del film marchetta, del film pubblicità, del film product placement. Mi permetto di far notare che in realtà l'effetto in borsa è stato quasi solo quello delle Birkenstock, su cui effettivamente insomma, è dedicato un momento un po' product placement. È della Chevrolet, mi pare, una cosa simile. Cosa, Simo? Non ti ho sentito. È della Chevrolet, se non sbaglio. Ah, ok. Ah, sì, può essere. Questo non l'avevo letto, però certo mi ero dimenticato che c'è anche questo elemento. Però, insomma, la questione del product placement l'hanno detta un po' tutti, ovviamente. Devo dire, adesso stavo riguardando un po' di recensioni critiche di cui parleremo. Pier Maria Bocchi su Cineforum non... insomma, non si interessa molto a questa questione, però l'articolo critico più bello, secondo me, anche per come è scritto, cioè quello di Rudy Capra su Onda Cinema, si concentra molto su questa questione del product placement e sul fatto che sia un film pubblicità. Ora, a mio parere, c'è qualcosa che non torna in questo argomento. Il film chiaramente è un film che si ispira innanzitutto a un marchio, la Mattel, che produce le Barbie, e poi a quella che è un'icona assoluta della... insomma del mercato dei giocattoli, che è chiaramente un mercato capitalista, insomma prima del capitalismo dei giocattoli non c'era bisogno, perché la gente moriva di fame, e quindi questa cosa è ovviamente qualcosa che ha il sentore di capitalismo, però da un certo punto di vista è anche un po' difficile pensarla diversamente, nel senso che il film è chiaro nel parlare di un prodotto di consumo, perché non è un film che è ambientato nel mondo delle Barbie e fa finta che le Barbie non siano bambole, parla esplicitamente della Barbie come prodotto di consumo. È un film che mette in risalto il paradosso vero, reale, storico della Barbie, che è stata creata per dare un'alternativa alle bambine che ci giocavano rispetto al fare le mamme, e poi per una strana e solita eterogenesi dei fini è diventata a sua volta un meccanismo dell'oppressione femminile, e quindi sono tutti temi, questa stranezza del prodotto Barbie, che adesso noi giudichiamo retrospettivamente in maniera negativa,
il film la giudica anche in maniera negativa, però la inserisce in un, anche in un contesto di storia della bambola, quali erano le della bambola, scusate, quali erano le intenzioni iniziali e come è andato a finire il tutto. Quindi a me pare che il film, quando parla del suo prodotto di consumo, non ne parli in modo non scafato, cioè nel senso si rende conto, è autoconsapevole e in qualche maniera mette la fa anche un po' la storia del prodotto senza essere su questo eccessivamente didascalico, anche se un po' di didascalismo c'è, ma poi veniamo a questo tipo di critiche. Non so come la pensate voi sul tema, ma vi lascio la parola, chiunque volesse. No, io volevo aggiungere una piccola postilla. Siccome parleremo di quella che secondo noi poi è l'ambiguità dei vari messaggi del film, perché l'abbiamo battezzato io e Dario film calderone, cioè che mette dentro qualsiasi cosa e poi è rimesta dentro questo pentolone e effettivamente poi non si capisce quale sia la tesi, se per forza una tesi deve esserci. La cosa interessante, appunto, parlando del capitalismo, e che ne esce fuori questa ambiguità in cui sì, vengono fatte delle cose che non sono molto etiche, ad esempio c'è una battuta sulla tax evasion verso la fine del film, ma allo stesso modo viene anche detto esplicitamente che a questo punto il capitalismo può essere cavalcato in modo tale comunque da farlo coesistere con derive etiche, come può essere appunto quella della Barbie che diventa strumento di liberazione delle donne nonostante esistano queste storture all'interno del sistema, che poi è qualcosa che secondo me si ritrova anche negli altri temi del film. Da qui la critica di Libfemme che viene dalle frange più estreme a sinistra, ovviamente. Questa natura Libfemme, se così vogliamo chiamarla, ne tratteremo poco perché personalmente la critica ideologica mi interessa poco, poi magari vediamo anche perché. Però insomma... è spiegata perfettamente da questo discorso che diceva Simone, no? Paolo? Sì, allora, anzitutto esordisco in puntata dicendo che è appena giunta la notizia che è scomparso Mark Margolis, per chi non conoscesse il nome, non è familiare col nome, sarebbe Hector Salamanca di Better Call Saul e Breaking Bad, vabbè. Comunque, a ogni modo, sì, è... A me quello lì che chiaramente è piaciuto del film, perché non me l'aspettavo, ma il film mi è piaciuto, il non me l'aspettavo è chiaramente conferma del fatto che tutti guardiamo dei film con dei pregiudizi. Sì, è chiaramente un film che è didascalico laddove deve essere didascalico, ma secondo me è proprio bello nelle sue contraddizioni. È molto bello nelle sue contraddizioni, anche perché spesso e volentieri queste contraddizioni, che possono sembrare anche ipocrite, lo fanno sotto la luce del sole, quindi mettono a nudo dei meccanismi del capitalismo in modo abbastanza spudorato, e non ci trovo nulla di male. Non ci trovo nulla di male perché, a conti fatti, non siamo più negli anni 60 o prima degli anni 60, cioè questi meccanismi ormai sono interni a noi, quindi cioè parlarne chiaramente con un'accezione demonizzante, o lo si fa in modo abbastanza intelligente oppure si rischia di fare delle operazioni nate già morte. E in questo senso Barbie secondo me è molto interessante, perché mette a nudo questi, anzi non mette a nudo questi meccanismi, si mette a nudo. La battuta sull'evasione delle tasse a cui faceva riferimento Simone, l'idea delle Barbie che vendono, che non vendono, la Barbie incinta che è stata tolta perché non vendeva, la contraddizione, oddio, non mi viene il termine, no, la contraddizione, vabbè, diciamo l'equivoco, porca miseria, non mi viene il termine, l'equivoco dello sugar daddy, che chiaramente è un linguaggio aggiornato al XXI secolo, anno domini 2023, risulta essere equivoco per tutta una serie di robe. E quindi secondo me è un film molto 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 intelligente da quel punto di vista. Dall'altro lato io ci vedo un film che secondo me, inserendolo
nella traiettoria di Greta Gerwig, o Greta Gerwig, come si pronuncia, o come diamine si pronunci, è un film che è paradossalmente molto più femminista dei precedenti, quindi di Lady Bird e di Piccole Donne, perché è un film dove, a mio modo di vedere, Barbieland, cioè il mondo di Barbieland, è letteralmente il mondo della sinistra progressiva, o almeno della sinistra, o della presunta tale sinistra americana attuale, dove ci sono le frange di femministe che pensano che la realtà sia quella lì che descrivono in Barbieland, quindi che tutte debbano, cioè tutte queste icone abbiano aiutato a fare determinate cose, eccetera, eccetera, quando poi in realtà la realtà è tutta un'altra cosa. E in Barbieland appunto si vive in questo mondo dove non esiste nulla, cioè non esiste bellezza, non esiste corpo a tutti gli effetti, quindi anche bellezza che è collegata al corpo. E i protagonisti appunto quando escono da Barbieland diventano conti fatti delle persone, smettono di essere degli automi, cioè improvvisamente Margot Robbie e Ryan Gosling cominciano ad affermare di non avere genitali, spariscono tutti quegli effetti anelastici sul corpo di Ryan Gosling che sbatte verso Londra e tutta quella serie di robe lì, improvvisamente Margot Robbie si stupisce dei commenti che le fanno, tutta questa serie di robe qua. E, oltre al fatto che il personaggio di Ken, e qui citerò, immagino, svariati pezzi critici, il personaggio di Ken secondo me è un personaggio super intelligente, perché conti fatti ribalta un po' quello che è stato il ruolo della donna nel corso degli anni. E quindi Barbie fa un discorso femminista, relegando al corpo maschile tutto il discorso femminista del film. E quindi secondo me da questo punto di vista è ancora interessante, cioè, anzi questo, è ancora più interessante rispetto a quelle cose che dicevo prima. Questo è giustissimo, ne parlammo anche io e Simone in privato, però il punto è proprio questo, che tutti più o meno i pezzi critici hanno rilevato, quelli maggiori, quanto sia simpatico il personaggio di Ken, perché è innegabile il lavoro ottimo che ha fatto, certo, Ryan Gosling, però sembrano fermarsi lì, cioè nel senso il fatto che il film di Barbie sia un po' il film di Ken mascherato da film di Barbie, cioè che la Gerwig abbia pesato su Ken un po' tutta il senso del film, sembra che sia sfuggito a molti, e i pochi che l'hanno rilevato come un difetto, per dire che in realtà il film vorrebbe il mondo attuale però al rovescio, e quindi sia un film incredibilmente dicotomico. In realtà, ovviamente, per chiunque abbia visto il film, tranne evidentemente la gente che viene pagato per vederlo, questa cosa non è detta da nessuna parte, non è chiara da nessuna parte in nessun modo. Però manca quel passaggio di far notare che il personaggio di Ken funziona non solo perché è simpatico Ryan Gosling, ovviamente, ma anche perché attraverso il personaggio di Ken avvengono dei meccanismi in cui cambia un po' tutto il film. Il pezzo finale in cui Ken, uno dei pezzi finali, perché il film ha svariati finali, questo in effetti potrebbe essere un difetto, ma anche questo l'hanno rilevato in pochi, in cui Ken si confessa con Barbie e attraverso le sue parole parlano generazioni di donne emarginate, attraverso le parole di una bambola maschile emarginata. Questo è chiaro, il messaggio è molto efficace ed è in linea con la struttura drammaturgica del personaggio, alla faccia di chi dice, come in realtà anche prima dicevo, è un'ottima recensione, ma Rudy Capra su Onda Cinema parla del fatto che il film si sfilaccia a livello narrativo, e quindi in realtà con l'intento di dare un colpo al cerchio, uno alla botte, la Gerwig finisce per perdere la trama del film. Ma la trama in un film che fin dall'inizio è così delirante e pop è meno importante. È importante invece, e questo è chiaro, l'accumulo narrativo di situazioni, i vari plot twist che si susseguono uno dopo l'altro, l'iperfetazione di messaggi che dà proprio l'idea che il film abbia anche un po' la struttura della parodia, sia la parodia del film con dentro il messaggio, cioè sono tanti a un certo punto, uno che si accavalla all'altro.
E quindi poi anche i vari discorsi, tipo il discorso di finale di Ken a Barbie, vanno inquadrati in questa dimensione, senza dimenticarsi che il film si chiude con un finale quasi alla Carpenter, cioè con una battuta che stronca tutto quello che è stato costruito prima, perché insomma, è un finale un po' strano, un po' posticcio, sembra il finale di veramente di Big Trouble in Little China di E si vivono, no? Cioè hai costruito un'intera struttura drammaturgica che poi finisci, chiudi con una battuta. È un'idea straordinaria, secondo me, che a molti non è piaciuta, considerando poi che il film iniziava con grandi citazioni, cioè con Odissea nello spazio. Sarebbe stato il caso di notare queste cose, però ho notato che hanno notato solo le citazioni più esplicite, cioè i meccanismi più espliciti. Però questo problema c'è, diceva giustamente Paolo, la chiave del personaggio di Ken, anche questa non è stata molto rilevata, a mio parere. Ma infatti io trovo abbastanza assurdo che in quasi tutte le recensioni si parli di didascalismo pieno da parte del film, quando in realtà il didascalismo pieno è appunto che, da un punto di vista, diciamo, nel mondo reale, quello, il personaggio che deve essere rilanciato, cosa che viene detta anche nel film, è proprio Ken, perché non viene venduto, mentre la Barbie, e questo è qualcosa che, diciamo, si inventa il film, cioè il fatto che la Barbie stia vendendo poco perché esistono delle bambine che la dicono di essere fascista, eccetera, è una cosa non vera, perché Barbie nel mondo reale continua ad adattarsi. Mi viene in mente ad esempio l'ultima collezione su le grandi donne della storia, con ad esempio la Barbie di Jane Goodall, che viene venduta a $70-80 e ha fatto un boom di vendite. Cioè, chiaramente il film si inventa qualcosa che non è reale per poi usare come chiave il personaggio di Ken, che è quello che poi deve essere rilanciato in un certo senso. Quindi alla fine non colgo queste accuse. No, più che altro il film mette in crisi la Barbie stereotipo. Ci sono poi tutte le altre Barbie, come faceva notare anche Paolo, e questa è la grandezza, secondo me, del film. Innanzitutto il lavoro di Gerwig e anche di Baumbach, che è il coautore della sceneggiatura, è un lavoro certosino, proprio di acribia filologica. Si sono messi lì e hanno fatto la storia delle varie bambole. Ci sono tutte le bambole possibili e immaginabili, e quindi prima di giudicare il contenuto del film, per un film che sì, ha molto contenuto, però sta facendo anche la parodia dei film con il messaggio, come dicevo, del film attesi, è autoconsapevole di questo. Però innanzitutto un film che bada molto alla forma, non solo alla forma nel senso del rosa e dei vestiti, proprio alla ricerca di ciò, la ricerca formale di ciò che nel film deve essere mostrato. E quindi dire, come fa sempre Rudy Capra su Onda Cinema, che il film è comunque ipocrita a livello di empowerment femminista, perché c'è solo una Barbie sovrappeso, c'è solo una Barbie nera o cosa del genere, sì, ma il film sta rispecchiando nel dettaglio le varie versioni di Barbie in circolazione. Cioè ha una base solida da quel punto di vista. Si sta immaginando un mondo fittizio in cui ci siano gli equivalenti, i blueprint, per dirla in senso logico, gli equivalenti concreti di fenomeni, di artefatti che noi troviamo nel mondo reale. E tutte queste cose corrispondono. Ci sono anche le Barbie rovinate, ci sono le Barbie Ken fuori mercato, cioè è tutto molto studiato. E questo va considerato, non si può lasciarlo da parte solo perché noi abbiamo un'idea di quello che il film vorrebbe dire e che in realtà non dice. E visto che che dice in maniera ambigua, e visto che Simone ha tirato fuori la questione di didascalismo, questa è stata la critica principale, il fatto che il film sia eccessivamente didascalico. In realtà il film è fortemente ambiguo nel senso positivo del termine, molte cose possono essere lette in modo diverso, a partire dal personaggio di Ken, che può essere letto sia come una parodia delle rivendicazioni di quei fulminati che vogliono i diritti dei maschi, e sia come una parodia dello stesso movimento femminista, come pochissimi hanno detto. E c'è poi chi addirittura ha rimproverato al film, viene in mente sempre Bucchi su Cineforum, invece di non essere abbastanza didascalico, e questo è l'altra faccia della medaglia. O meglio, non ha detto proprio così, però il problema
per la recensione su Cineforum, che è particolarmente negativa perché dà addirittura una stella su 5, e che in qualche maniera bisogna tornare ai classici, cioè a John Waters e Ira Levin, alla fabbrica delle mogli di Frank Oz, o cose del genere. Volendo, Don't Worry Darling, che l'anno scorso a Venezia non ci è piaciuto, non è piaciuto neanche a pochi, mi pare, però anche lì, insomma, è un buon remake della fabbrica delle mogli, in un certo senso. Beh, bisogna tornare a quei film così chiari nel messaggio, mentre Barbie risulta un po' troppo ipocrita, un po' troppo ambiguo, eccetera. È curiosa questa cosa, è come se qualcuno, entrando a vedere il film, volesse che il film fosse un messaggio chiaro, diretto e preciso, e si sia dimenticato tutta la ricerca formale che c'è dietro, o non l'abbia vista guardando il film, e quindi questo diventa un difetto. Stiamo facendo proprio un'analisi critica dei critici, perché secondo me a livello psicologico è molto interessante, e qualcun altro invece si aspettava, cioè voleva che il film non fosse un film così chiaramente, smaccatamente femminista, e quindi è entrato ignorando tutte quelle deviazioni teoriche rispetto al Vangelo, al catechismo femminista, che ne fanno un film problematico proprio a livello di problematizzazione drammaturgica dei personaggi. E questo è un altro fenomeno abbastanza singolare, no? Procedendo, diciamo, per dimostrazioni, no? Avendo appena dimostrato che il film contiene istanze ambigue, faccio fatica a cogliere e a dare ragione all'assunto per il quale il film abbia fatto quasi un miliardo. In realtà ipotizzo 1 miliardo quando uscirà la puntata, quindi speriamo. L'assunto per il quale il film abbia così tanto spopolato, perché parla a una fascia, a un target ormai pienamente smaliziato rispetto a certi discorsi. Ma se il film è ambiguo, come fa a fare questa cosa? Cioè, non comprendo come possano coesistere le due cose. Sì, c'è una biura logica in molte recensioni, secondo me, ripeto, pregiudizievoli, e anche i migliori pezzi hanno un afflato retorico molto forte. Ora, è ovvio che quando scrivi un po' di retorica ci debba essere, e verrebbe da dire la Gerwig fa retorica, rispondi con la retorica, però in realtà io credo sarebbe il caso di inquadrare in maniera un pochettino più razionale certi fenomeni. Io non posso non parlare, ad esempio, scusatemi, ma qui proprio viene dal profondo del cuore, e Simone lo sa, della recensione su Micromega di Alessia Zappa, che io non so bene chi sia, sarò onesto e mi scuso, però il titolo è Greta Gerwig ha creato la Barbie mammista di cui non sentivamo alcun bisogno, dove la critica principale è il fatto che gli uomini in questo film vengono rappresentati come troppo docili, mentre gli uomini nella realtà sono fin troppo intelligenti e malvagi. Questo non lo dice così, ma insomma, se volete vi leggo dei passi. E quindi il film finisce per in qualche maniera depauperare oppure smorzare quelli che sono i problemi della società contemporanea, perché scherza, non si prende sul serio. Ora, siccome gli uomini si prendono fin troppo sul serio, questo è letteralmente la tesi di base dell'articolo della Zappa, allora anche chi li attacca deve prendersi troppo sul serio. A prescindere dal fatto che quasi tutti i film che hanno portato avanti queste istanze, compresi i precedenti della Gerwig, forse avevano proprio il difetto di prendersi troppo sul serio e hanno avuto quindi un impatto minore sul pubblico, parlano oggettivamente a meno persone, e hanno anche il problema che, a mio parere, non colpiscono davvero a fondo, perché quando fai la predica politica fai fatica a colpire a fondo. Quando invece fai attraverso l'occhio di una donna, io ho percepito proprio l'occhio femminile, mi mostri Ken che arriva nel mondo reale e scopre che il mondo reale è governato dai maschi, c'è questo montaggio velocissimo di uomini sudati in palestra che si danno la mano, questi maci, fa crepare quel pezzo, e tu ti rendi conto, quando lo guardi, no, della ridicolaggine che deve apparire il maschio eterosessuale ad occhi estranei. E questo è molto bello, secondo me, è molto efficace, ti viene da ridere e capisci il messaggio, cioè ridicolizza qualcosa che gli stessi maschi prendono sul serio. Questo è, mi dispiace dirlo, ma mi sembra anche evidente dai risultati, mi sembra molto più efficace che fare la predica politica
davvero didascalica, nel senso proprio di predicatoria, ex cattedra, che è quello che si pretenderebbe dal cinema cosiddetto politico. In realtà la Gerwig fa un film pop, e attraverso il film pop problematizza un sacco di questioni che sono sia presenti nel mondo contemporaneo e sia presenti molto sui social, che non è detto che si rispecchino il mondo, però giustamente il target, ripeto, è quello. Per cui anche voi, non so come la pensate su questo, però mi sembra che la via comica, come al solito, sia la via migliore, cosa che hanno capito molti stand-up comedian che fanno discorsi politici, sia in realtà molto più efficace che star lì a far la predica. No, io sono perfettamente d'accordo, perfettamente d'accordo. Scusa Paolo, una cosa. Tra l'altro diceva Dario in privato, per l'appunto, non è possibile che i maschi oppressori si prendano sul serio se poi esiste la stand-up comedy che è praticamente dominata dai maschi. Quindi vabbè, questi sono i paradossi, chiaramente. E quindi dicevo, sì, sono perfettamente d'accordo, anche perché quella sequenza è una delle mie preferite, perché molto bella, sì. Mi ha fatto ridere a crepapelle, ho detto proprio la sincerissima verità, soprattutto quando si ferma su Sylvester Stallone con quel montone orribile addosso, vabbè. sì, cioè, in realtà il film è molto interessante anche per questo, e oltre al fatto che secondo me il film di Barbie rientra a pienissimo effetto tra i blockbuster contemporanei. Cioè, Barbie lo metto accanto, che so, accanto a Dune, per esempio, accanto a Dune, accanto a Mission Impossible, accanto a questi film, Avengers Endgame, per esempio. La metto accanto a questi film per la questione del sense of wonder che c'è attorno a Barbie, perché c'è un lavoro sul costruire dei mondi che è molto interessante, secondo me, tra tutti i mondi messi in scena al cinema negli ultimi 10 anni, forse mi tengo largo, facciamo 5 anni perché me li ricordo meglio, diciamo, tra tutti i mondi messi in scena negli ultimi 5 anni, questo qui era il mondo, diciamo, è il mondo ammobiliato, più ammobiliato tra tutti, mettiamola così. Vero, vero. E a conti fatti, in realtà, è risultato essere il mondo meno ammobiliato di altri, perché è stato messo in scena, soprattutto mi riferisco al momento in cui il Barbieland diventa Kendomland, poi ribattezzata. E in realtà quello lì non è un vero e proprio mondo ammobiliato, anche perché Ken non ha un vero e proprio mondo dedicato così come Barbie. E quindi c'è stato, poi per carità, sono sempre prontissimo ad essere bacchettato dai fan Barbie e di Ken, che ne sanno sicuramente più di me su questa cosa, quindi molto probabilmente sto dicendo una castroneria, però in base a quello che io so sul brand, che è molto poco, c'è da dire, c'è stato anche questo sforzo di immaginarsi una sorta di Kendomland, ecco, quindi anche di ribaltare questa sorta di mondo ammobiliato, che, come dicevo prima, è più ammobiliato di tutti, perché sicuramente la casa di Barbie è nell'immaginario collettivo più di Terra 16.000 presente in Endgame o in Justice League o ste robe qua. E poi è un film che parla in modo chiaramente buttato lì, per carità, però è l'ennesimo film che si ascrive al filone dei multiversi, dei buchi, delle... Oia, certo, ci sono. Quindi i passaggi dal mondo reale al mondo fittizio, in pieno Spider-Man recente, no? Esatto, quindi è un film assurdo, è proprio per il fatto che sia, ecco, tu facevi menzione allo Spider-Man recente, è il custode degli eventi canonici, che nello Spider-Man era lo Spider-Man 2099, qui è la Barbie stramba, manco a farlo apposta, che mette Margot Robbie davanti alla scelta di indossare delle Birkenstock o delle scarpe con i tacchi, che in realtà è una scelta fittizia, perché lei dovrà indossare le Birkenstock per forza se vuole salvare Barbieland e tutto, diciamo, è tutto il mondo ammobiliato di Barbie. Straordinario, guarda, hai tirato fuori un'idea, questa qui della Barbie stramba come garante della linea canonica. Esatto. Quello che stavamo dicendo, ma anche a me stanno venendo in mente altre cose a partire da quello che ha detto Paolo, ma questo dimostra che il film è molto molto perspicuo, ma molto anche proficuo, cioè nel senso tira fuori un sacco di
di possibili interpretazioni, e parte da subito con un mondo fantastico che non solo non si prende molto sul serio, ma non vuole neanche sprecarsi troppo a costruire chissà quale atmosfera per lunghi minuti. Subito svela la narratrice, che poi Helen Mirren svela perché Barbie scende in quella maniera della casa, descrive tutto un qualcosa di ideale per poi accumulare materia narrativa a go-go e far deflagrare piano piano tutti i tasselli costruiti. È anche uno dei tanti modi molto pop, anche questo, picchiare la retina dello spettatore di continuo, in modo da, e questo può essere un difetto, quello di mettere troppa carne al fuoco, l'abbiamo detto, però in modo davvero di toccare enciclopedicamente qualunque tema connesso. E per fare una roba del genere, che se ne dica in giro, che hanno detto i critici, ci vuole parecchio coraggio, ci vuole anche una certa faccia tosta, e il rischio è quello di scontentare tutti, però alla fine hanno fatto un prodotto così divertente che il grande pubblico l'hanno accontentato, e questo è un'ottima cosa. Però a proposito di ideale che tu hai tirato in mezzo, per tornare insomma alle recensioni da cui stiamo partendo per costruire questa puntata, non ho apprezzato molto questo schematismo da tesi, antitesi, sintesi, in cui la tesi è Barbie Land, l'antitesi è il mondo reale, e poi dovrebbe esistere questa sintesi dentro Barbie Land in cui bisogna trovare un'equità, quando in realtà sappiamo già nata in bere conta, esatto, dice questa cosa, come dire, esatto. Ha detto anche Paolo prima, c'è cioè Camden, ci sono un sacco di ribaltamenti uno dentro l'altro, cioè non c'è minimamente questa ma non può esistere fatto. Non può esistere per cose che abbiamo già detto, appunto, che Ken incarna poi il trattamento della donna all'interno di Hollywood, quindi alla fine c'è un uomo per parlare di problematiche femminili. Non può esistere perché Barbie Land è comunque un'utopia matriarcale in cui comanda comunque un sesso, quindi non c'è comunque equità, cioè sono comunque un paragone che non si può fare, perché se il mondo reale è sporcato da istanze capitaliste eccetera, il mondo di Barbie Land è sporcato, diciamo, dal pensiero umano che l'ha creato, se proprio vogliamo. Ma basta vedere il finale, perché nel finale Barbie sceglie di vivere nel mondo reale e non nel mondo matriarcale, cioè vivere nel mondo in cui le cose, per cambiarle devi metterci un po' di fatica, un po' di impegno, in cui devi scendere a compromessi. Tra l'altro molti personaggi dicono questa cosa del sì, vabbè, lo sappiamo, non è perfetto, ma la realtà è fatta così, insomma, bisogna un attimino, non si può avere niente di ideale, cioè il film non è ingenuo da questo punto di vista. Quindi la tesi del film è che bisogna rassegnarsi al mondo reale? No. No, neanche. Sì, scusate un attimo. Mozzarella, nonna. Sì, c'è stato un momento. Se vuoi, tienilo. Dovevo scegliere. Sì, chiaramente. No, che stavo dicendo? Insomma, questa è la morale della favola. Anzi, la morale della favola, se mi permettete, è un po' questa. Che secondo me questa era l'occasione sprecata da tutti i critici, e dirò in parte anche da critici che hanno parlato bene del film, tipo l'articolo comunque ben fatto su molti punti di vista di Jacobin Italia, che mi hanno segnalato le mie guide walk all'esistenza, cioè Lorenzo e Giulia, che spesso ci ascoltano, quindi saluto, di Aileen Jones, in cui c'è quella frase agghiacciante: è purtroppo il film ha dei momenti belli, ok, cioè nel senso che era l'occasione sprecata un po' da tutti per parlare di questioni che sicuramente hanno una valenza politica attraverso il filtro dell'arte, e cercando di applicare il meno possibile una critica ideologicamente precostituita, perché l'idea che molti di questi critici, la maggior parte maschi, scusate, ma questa cosa va un attimino segnalata, ripeto, anche noi, cioè noi non siamo il target di questo film, e questo, la cosa che noi vogliamo segnalare è che c'è quantomeno un'anomalia. La questione è che molti critici sembra siano entrati in sala già con determinati pregiudizi, già volendo accusare il film di essere ipocrita o di essere un film pubblicità, volendo accusare di essere poco chiaro perché deve la sua critica al capitalismo o al maschilismo deve essere più netta, la sua critica alla
invece deve essere meno netta perché il film deve essere più ambiguo. Insomma, già questo indica che c'è qualcosa che non va, secondo me. Cioè, il film è un film classicamente pop che prende un mito, lo decostruisce, c'è anche dentro tanta retorica. Come dicevo anche a Simone in privato, questo vale per la maggior parte dei prodotti americani commerciali che fanno un lavoro sull'immaginario. Di recente c'è stato Top Gun, adesso c'è Mission Impossible, e che tutti i critici di comune accordo, ma volendo anche John Wick 4 per di comune accordo, segnalano come prodotti ben riusciti, perché diamo per scontati che ci siano alcune cose tipiche di questi prodotti commerciali che noi accettiamo, ingoiamo, e guardiamo invece al lavoro che viene fatto sull'immaginario. E non si capisce perché per questi prodotti va bene e per prodotti come Barbie no. Il sospetto che viene in mente è che in qualche modo, siccome in questo caso il prodotto guarda un target che non è quello del critico di mezza età che scrive su Repubblica, con tutto il rispetto, maschio, ma guarda a un altro tipo di target, si infastidisca un po' nel vedere alcune semplificazioni che sono tipiche di questo tipo di cinema, e guardi solo a quelle semplificazioni e non a tutto il resto. È una cosa un po' imbarazzante, fa venire un po' il sospetto, che il sospetto più che fondato a mio parere, che ci sia qualcosa di pregiudizievole, e soprattutto dà un po' l'idea, qui dico una cosa molto woke, però scusatemi, ma dà un po' l'idea di questo gruppo di maschi che stia spiegando a Greta Gerwig come si trattano i temi femministi. E questa cosa fa un po' ridere. Se Dario dice una cosa woke, siamo dentro Salotto Land. Però, insomma, in questo caso mi sembra evidente. No, un'ultima menzione. Siccome il film è stato accusato di essere superficiale anche nel trattare gli altri film, per esempio, vabbè, le citazioni che abbiamo già detto, 2001 Odissea nello spazio, Grease, La febbre del sabato sera, il cappottone, che altro vuoi fare? Ma... il cappottone, eccetera. Dico, se avessero scavato sotto questa superficie, l'idea di aver scelto questi due attori per parlare di questo tipo di temi è molto azzeccata, perché Ryan Gosling, già a guardare i meme su Instagram, Facebook, quello che volete, è praticamente baluardo della cultura incel, diciamo, ma anche del maschio silenzioso, anche perché si è scelto quel tipo di ruoli negli ultimi 10 anni, e qui viene letteralmente decostruito partendo da quell'immagine che noi entriamo avendola già in mente, cioè noi entriamo in sala avendo già in mente quell'immagine di Gosling. Stessa cosa accade per Margot Robbie è uno stereotipo femminile vivente, il film di bellezza, il film lo sottolinea, c'è anche quel momento stupendo in cui c'è la nota a pie pagina, no? Segnaliamo alla regista che la frase "mi sento brutta" detta da Margot Robbie è poco credibile, che tra l'altro in questa maniera ha anticipato una critica che sicuramente, se non ci fosse stata quella scena, tutti avrebbero scritto sulle loro recensioni. Era poco credibile, proprio li ha sgonfiati subito su questa cosa. E quindi anche questo è un altro lavoro sull'icona di questi attori, come diceva Simone. Sono tutti meccanismi molto intelligenti, inutile dirlo. Che dire. Vabbè, ragazzi. Sì, no, ma tra l'altro... qualcosa? Sì, sì. Aggiungevo sta cosa, poi ripasso la parola per chiudere. No, riflettevo un po' su quello che si diceva sul fatto che Barbie venga accusato di essere una sorta di film marchetto, di film pubblicità o non so, cioè, francamente non capisco come possa essere un'accusa, cioè, un film su Barbie cioè non mi viene nemmeno, cioè non mi viene nemmeno da pensare altro, cioè boh, non so, un film su Barbie pagato molto probabilmente, anzi tolgo il probabilmente, pagato da Mattel, cioè finanziato anche da Mattel, da 3000 sponsor eccetera eccetera, cioè, come faceva a non esserlo? Esatto, cioè questa critica non ha senso, perché è una critica quasi ontologica al film, cioè il film non doveva esistere secondo questa critica. Però allora, una volta che esiste, lo vai a vedere, analizza il film così com'è, esattamente come, questa è la stessa cosa delle critiche ideologiche, cioè
il film è un film libfem, va bene, e quindi non va bene perché è libfem, ma perché i libfem non possono fare film, cioè nel senso che critica è? Guarda il film e esatto. Basati su quello, cioè non... Ah, tra l'altro se si mette un po' sotto la lente di ingrandimento anche le scene in cui c'è del product placement becero, che è becero perché sì, alcune scene sono becere, ma sono becere perché, cioè, a me hanno dato la sensazione di parodizzare quel modo di fare product placement. Nel caso delle Birkenstock, per esempio, non riesci a non pensare che non sia parodico. Nel caso, per esempio, quando volano i vestiti, anche quando volano i vestiti, ma anche nella sequenza in cui Barbie ritorna a Barbieland, che è diventata Kingdomland, e c'è Ryan Gosling che prima ha un orologio, poi ne ha due e poi ne ha tre. E Ryan Gosling essendo testimonial di Tag Heuer, indossa tre Tag Heuer, cioè tre modelli differenti, quindi, cioè, anche quel modo lì di fare product placement secondo me è parodico, ed è incredibile come quasi nessuno abbia utilizzato nella sua analisi la categoria narratologica di parodia, cioè era una delle prime cose che sarebbero dovute venire in mente. Quindi, come al solito, al grido tipicamente salottiero di "ma che diavolo di film avete visto?", io direi che possiamo... potrebbe essere il titolo per una nuova rubrica per la quarta stagione. Rubrica, oppure metterlo direttamente come bio del salotto, che tra l'altro è messa come bio un po' ambigua, ma va bene. Io direi che possiamo anche chiudere qua. Ne approfitto perché comunque giustamente siamo in pausa estiva per ricordare che ripartiamo a settembre con il Salotto al Festival. Saremo a Venezia, io, Paolo, Marco e Simone per quanto riguarda la squadra canonica, però ci saranno anche i salonieri sicuramente, non so chi, però maggior parte dei nostri ospiti fissi, e per chiudere qui Se voi ascoltatori sarete a Venezia, venite a Venezia, offriteci qualcosa, offriteci da bere, esatto. Noi non paghiamo nulla, offriamo contenuti gratis, dobbiamo pure offrire da bere. Lanciateci cornetti alla Nutella, insomma, fate quello che volete. Vabbè, pagateci un panino almeno quello. Esatto.